Ringrazio l'assessore Abate per la relazione puntuale e dettagliata e chiedo se ci sono interventi. Prego, consigliere Valerio. Quanti interventi ci sono? Qui si prenota, così riusciamo. Sì, c'è la divisione dei pesci, ognuno ha diritto al proprio tempo. E paga? Un attimo, no, c'è una precisazione perché riguarda un allegato. Prego. Un attimo solo. Prima degli interventi, così abbiamo una lezione. Per quanto riguarda l'allegato 21, non ho avuto nemmeno modo di riferirlo all'assessore, che è relativo alle spese di rappresentanza. Gli importi sono un po' diversi. Le spese di rappresentanza non sono 14.000 qualcosa, adesso non ho manco il vecchio prospetto, ma bensì 7.140,41, perché sulla fornitura di eventi natalizi e invernali del 2016 io erroneamente avevo inserito l'intera cifra di 12.927, ma questa va decurtata di 7.500 euro, che è un finanziamento per FSR della regione. Solo questo. Quindi l'allegato 21 verrà sostituito con il nuovo, tra l'altro già firmato dai revisori, da me e dal segretario. Quindi è migliorativo, dottor Cacciere. Prego, consigliere Valerio. Caro assessore Abate, vedo che ha sentito poco, perché è ancora molto tecnico, ma lei qui investe politica, il commercialista lo fa come professione, però vedo che nelle sue relazioni non smette mai di menzionare la cosiddetta supplenza revisori massimo interno, assistenza tecnica, per dire quello che secondo lo stesso assessore va meglio, va bene, quelli che sono i risultati raggiunti, però in quello che poi dicono i revisori, giustamente nel gioco delle parti, si fa sempre riferimento a quello che fa più comodo e mai a quello che fa meno comodo all'amministrazione. Questo consultivo è fatto quello che è una foto di quello che era non tanto differente dal bilancio di previsione, non so, mi sta venendo allertatissimo con questi microfoninano. E ricordo sempre qual è stato il leitmotiv del nostro attuale sindaco sul recupero delle visioni tributarie, sui residui attivi e sui residui passivi. E volevo leggere due paginette di quello che abbiamo scritto i revisori dei conti con riferimento alle entrate per recupero evasione tributaria, in cui dicono che quest'anno c'è stato, per il 2016, è stato assestato un accertamento pari a 2.321.364,36 euro, e a fronte degli avvisi di pagamento sono stati pagati dai cittadini soltanto 319.000 euro, pari al 29,55%. A seguire c'è la tabella riepilogativa di quelle che erano i residui attivi al 1 gennaio 2016, cioè quelli rinvenienti dall'esercizio finanziario 2015, che erano pari a 4.806.000 euro. Nel corso del 2016 sono stati riscossi di questi 4.800.000 solo 755, pari al 15,72%, ai quali si sono sommati come residui dei residui del 2016 riferiti all'anno precedente, riportati quindi nel bilancio del 2016, si sono sommati gli ulteriori residui del 2016, che sono 2.321.000 euro, per un totale di residui ancora da discutere pari a 6.372.000 euro. E facciamo riferimento a residui della vostra epoca. Ogni volta lei fa riferimento ad una delibera di giunta per l'affidamento del servizio di riscossione tributaria, extratributaria coattiva di una società esterna. Essendo la funzione propria del Consiglio Comunale, il segretario, che ahimè forse ne sa più di me, potrà dirci che l'esternalizzazione di servizi propri dell'ente, il segretario li fa il Consiglio o li fa la giunta?
l'affidamento del servizio all'esterno. Cioè non è una gestione diretta, resta sempre a noi la gestione. Loro fanno, svolgono soltanto l'attività, diciamo, istruttore, esatto, per arrivare, ma il soggetto poi attivo è il soggetto del comune. Non è proprio il consiglio comunale. Sì. Tant'è che nel 2012 o nel 2013 il consiglio comunale si espresse, non mi ricordo se il sindaco era tutto o era Topoli, vado nel 2012 o 2013, il consiglio comunale si espresse per l'affidamento all'esterno del recupero delle somme. C'è stata una gara che ha visto giudicare il servizio ad una ditta che è una fiduciaria, una, non so come. Però la competenza del consiglio quando si delega il consiglio, volevo dire, che nel 2012 o 2013 il consiglio comunale, non fatto l'amministratore Tutolo, sì, sì, ma da Tutolo, prima di Tutolo, ha dato atto di indirizzo tramite il consiglio comunale al dirigente per esperire la gara e quindi affidare ad un soggetto esterno dall'amministrazione comunale. Esatto. No, se il sindaco vuole la prima genitura, diceva che prima di lui. Noi l'abbiamo fatto in consiglio comunale, ce l'hai anche tu, sindaco. E l'affidamento all'esterno. Ma dovevamo fare noi. No, stai dando la colpa a me. No, vabbè. No. È stata fatta nel tempo in cui l'ufficio è tenuto opportuno fare, forse l'ha operato altri lavori, però è stata fatta. E quindi anche quest'anno, caro sindaco, i residui lievitano, diventano 6.372 da riscuotere, e anche questi comunque ci sono nel bilancio. Quindi quello che voglio dire in maniera semplice, semplicistica, è che al netto dello stralcio dei residui attivi e passivi previsti dalla legge, perché sono, vengono definiti tali e quindi devono essere radiati nella schema di bilancio, poi il resto restano all'interno del bilancio e su quello si fa il bilancio. E anche questi 6.300.000 euro accertati, ma che devono essere riscossi, fanno sì che il comune di Lucina paghi in anticipazione di cassa, anche con voi. Faceva riferimento il dottor Cardillo, qui, essendo lui la memoria storica, da lontano 2099, dirigente del settore economico e finanziario, sulle spese di rappresentanza. Il sindaco sa, ma a volte fa finta di non sapere, che le spese di rappresentanza dell'ente sono state rapportate al decorso della finanziaria 2011 a quelle che non le sono spese nel 2009, se non ricordo male. Ci sono comuni che hanno la stessa grandezza sia economica e finanziaria sia come densità abitativa della nostra, che in quegli anni hanno speso cifre astronomiche sulle spese di rappresentanza, che prima di allora non avevano dei vincoli. E in base a quello che era la previsione normativa della legge finanziaria 2011, vi ricorderete il rialzo d'Italia, sviluppo Italia, tra Berlusconi e Monti ci furono manovre finanziarie pesantissime, soprattutto per gli enti locali, ci fu un limite che era la percentuale, non ricordo, tocca dire il 20%, il 10% di quello che era stato speso, il 20% di quello che era stato speso, esatto, il 20% di quello che era stato speso nell'esercizio finanziario 2009. 2009 noi siamo arrivati a settembre, la cifra a cui fa riferimento l'assessore Abate non può non credermi, ma può andare tranquillamente a vedere la documentazione, la troverà. È riferita alle spese di rappresentanza che l'allora commissario prefettizio aveva fatto. Se giustamente vuole fare un confronto con la nostra amministrazione, può prendere tranquillamente i dati del 2010, del 2011, del 2012, del 2013. Potremmo fare anche una relazione del 2012, del 2013 e del 2011, perché poi è facile prendere il 1960 e il 2015, quando i sistemi erano completamente differenti nel computo, nei calcoli e quindi nella libertà degli uni e degli altri. È un bilancio che ancora una volta fotografa in maniera chiara un'amministrazione ordinaria, che non ha uno slancio assolutamente politico, fa riferimento a 13 milioni di euro di somme di debiti che il comune aveva e che sono stati pagati 13 meno 1 e 2, se non ho capito male.
11. Non so come. Io sto parlando dei debiti. Sto parlando di debiti. Faccio riferimento a quello che voi state dicendo. E mi rifaccio a quello. Poi ci sono i debiti potenziali, è un altro capitolo. Tant'è che sta venendo fuori che, grazie a Dio, il Comune di Lucera, dopo tanti anni, sta iniziando a vincere qualche causa, anche che ha un peso specifico notevole. Penso alla causa Mores, che ci ha visto vincere per oltre 1,5 milioni di euro. Quindi quelle cifre e i debiti potenziali in un colpo solo sono state ridotte di 1,5 milioni di euro. E mi riferisco a quello che dicevo all'epoca, che giustamente il settore economico e finanziario, quindi all'interno dello stesso il contenzioso, inserì tutto quello che era il contenzioso possibile e quindi che poteva arrivare a sentenza in quel momento. Stiamo vedendo che mese dopo mese, anno dopo anno, grazie anche all'avvocato La Grotta, che ci difende secondo me in maniera brillante, stiamo vincendo diverse cause importantissime e che quindi questa montagna man mano si sta riducendo e quindi anche i debiti potenziali si stanno assottigliando per far sì che le somme a disposizione dell'amministrazione siano spese per quelle che i cittadini chiedono. Stessa cosa sulla formazione, da 6.000 euro assessore siamo arrivati a zero di quest'anno, quindi il dato, questo è uno dei dati poco confortanti. Come allo stesso tempo, ancora una volta si ravvisa nella foto che egregiamente i revisori hanno fatto e che ringrazio pubblicamente per il lavoro che hanno svolto, tant'è che sono stati partecipi del sorteggio di Tetrena il 10 maggio del 2014 in prefettura. Però, ancora una volta il 2016 ci fotografa una città senza futuro. Una città fatta nel 2016 per la stragrande maggior parte con un bilancio ordinario, che di straordinario, e parlo in maniera sotto il punto di vista dell'azione politica, perché qui siamo qui in veste politica, non di tecnici, non contiene nemmeno un segno labile, e quindi mi riferisco all'assessore che sui numeri ha fatto la sua passione, il suo lavoro, che però ribadisco anche, come ha detto già il Consiglio della Bilancio di Previsione, da un assessore vice sindaco il consuntivo non è soltanto il tirare la somma di un anno e scrivere il più e il meno. Quando si veste un ruolo politico, quando si veste un ruolo per il quale la cittadinanza ti ha tributato un successo, ti ha tributato una preferenza, è necessario avere la capacità politica di segnare il totale di un anno. Ma nella sua relazione assessore non ho visto questo. I numeri sono numeri, ma alla fine bisogna avere la capacità di dire: questa città dal 1 gennaio 2016 al 31/12/2016 nel complesso è migliorata o no? I servizi per i quali questa amministrazione, parlo della struttura tecnica, per i quali questa amministrazione paga, sono migliori di prima, sono uguali a prima o sono peggiorati? La vivibilità di questa città è migliorata o è peggiorata? La capacità di attrazione di questa città non solo per le imprese, ma anche per la residenza dei cittadini che dai paesi limitrofi vogliono trasferirsi qua. E ricordo, e l'ho ricordato, faccio riferimento a quello che ho detto prima, quando negli anni 80, forse non meno, non più di 6 o 7 mila foggiani scelsero di proseguire la loro vita qua e non a Foggia. E non soltanto per una questione di necessità abitativa, di un costo più contenuto delle case, ma perché alla fine quando si cambia città si cambiano punti di riferimento. Non solo per i genitori, ma anche per quello che sarà il futuro dei figli. E molti foggiani che pensavano di venire a Lucera e restarci
per qualche anno in attesa di vedere realizzato eventualmente un sogno abitativo a Foggia, del buon 75% di quei foggiani ormai sono cittadini residenti che hanno messo fortunatamente le radici in questa città e hanno scelto di rimanere qua. Questo è quello che mi aspetto nel fotografare un consuntivo, non soltanto vedere i pagamenti e le discussioni, i residui attivi con i residui passivi, la somma di debiti che sono stati pagati. Fare l'amministratore comunale significa poi avere una capacità intrinseca che è quella di rapportare e integrare il piano dei numeri con il piano delle cose. È un consuntivo, secondo di me. Non va esaltato o denigrato soltanto facendo il riferimento alla logica mia, ma facendo riferimento ad un sacco di fattori che possono valutare la qualità complessiva di questa città. E questo, assessore, ahimè, lei non l'ha fatto. Ha detto che i numeri sono numeri. Convengo con lei che i numeri sono numeri, non è che possono essere interpretati, scomposti o moltiplicati. I numeri sono numeri. Però vedo ancora che c'è questo problema dei residui attivi iscritti al bilancio che stentano ad essere incassati e che se per questo anno 2016, anche il 2017, faremo riferimento e quindi faremo richiesta di anticipazione di cassa e quindi di liquidità, sarà anche perché abbiamo tra i residui attivi 6.372 e che al momento di questi 6.372 che sono certi, liquidi ed esigibili, nelle casse del comune sono rientrate zero. Quindi, perché voto no? Faccio una parentesi e poi nella dichiarazione di voto spiegherò con la logica dei numeri perché no. Perché nel complesso questa città sta morendo. Nel complesso questa città sta diventando sempre più sporca. Nel complesso questa città sta diventando sempre meno vivibile. Nel complesso questa città non riesce in alcuni frangenti della giornata a dare sicurezza ai cittadini per fare una passeggiata in santa pace con i figli, con i genitori o con gli amici. Il consuntivo è che questa città, sotto il punto di vista dell'ordine pubblico, non solo sulla sicurezza, ma anche su quello che è il decoro urbano. Sindaco, non vedo differenze col passato. Quando lei si riferiva a tutti, devo essere vero. Io vedo venditori ambulanti, glielo dirò in ogni consiglio, ancora in ogni dove. Con le uniche differenze, quando c'era Pasquale Topoli, il comando dei vigili, con a capo il comandante Beniamino Morico, effettuava tantissimi sequestri di derrate alimentari con, alla fine con, per evitare questo fenomeno. E in molti casi ce l'avamo riusciti, come trovo ancora, secondo me nel 2017, poco decoroso, vedere pulite alcune vie principali, come fossero bomboniere, e poi scorgere lì qualche via periferica o qualche parallela di qualche via principale e trovi immondizia in ogni dove. Sono su questo io chiedevo ed esigevo una relazione politica, perché io e lei ci siamo combattuti in campagna elettorale perché avevamo due visioni differenti sul futuro e sul governo di questa città. Per entrambi, questo glielo garantisco, avevamo a cuore e abbiamo ancora a cuore le sorti di questa città, pur da punti di vista completamente opposti. E alla fine, alla relazione tecnica per la quale ci sono settori di personale deputati a fare questo, parlo del settore tecnico, parlo di revisione dei conti. Io e lei, i consiglieri del sindaco, siamo stati eletti per dare una risposta politica a quelli che sono i bisogni della città. E adesso per 3 anni sono stato assente a parlare di servizi sociali. Non ho detto una parola, però lei non ha fatto riferimento che all'interno di questa relazione, e lo dicono anche i
per ben 3 anni, quando ci siete voi, quando ci sono io o chi c'era prima di me, il rendiconto finanziario del piano sociale di zona viene bocciato 2014, 2015 e 2016, che sono 2 anni che il piano sociale di zona è completamente bloccato, che a fronte di pensionamenti non ci sono sostituzioni di dipendenti, che abbiamo un ufficio di piano che da 2 anni è scomposto, che non riusciamo a fare governance. C'è un commissario. Posso? Ma il commissario perché è arrivato? No, io sono politico. Il commissario è arrivato perché Fabio Valerio ha commesso i gravi danni ai servizi sociali. Mi sa di no, perché ho avuto la capacità poi, nella mia umiltà, di sentire tutti i sindaci con i quali intrattengo ottimi rapporti. No, sentite, bisogna avere la capacità di dire in alcune cose non siamo riusciti, non è un peccato mortale. Come io non sarò riuscito in alcune cose, voi, nella capacità di governance, con il subappino d'Ama, avete fallito su tutti i punti di vista. E questo è soltanto uno dei fallimenti, il piano sociale. Perché, se ben ricordo, il commissario era stato designato dalla Regione Puglia perché doveva fare il rendiconto del 2014, che non è stato fatto nel 2015. A luglio 2015 è stato nominato il commissario per il tempo stretto e necessario per approvare il rendiconto 2014. Adesso sono passati 2 anni. Ha fatto altri 2 rendiconti che sono stati bocciati, non il rendiconto 2014. E poi aveva come compito quello di ricostituire l'ufficio di piano e riconsegnare la leadership della scelta politica all'interno dei servizi assistenziali a quello che era il comune capofila e quindi il sindaco in primis, il suo delegato, d'accordo con gli altri sindaci. Tutto questo non c'è stato. Il fatto che diversi obiettivi di servizio stanno per andare a farsi benedire, se altri comuni ancora oggi non versano una quota di finanziamento, sì, dipende da chi rappresenta, bisogna avere anche la capacità. Quando c'ero io, noi facevamo le lettere, e se ci fossi stato io dal 2014 avrei fatto fare i decreti aggiuntivi, perché essere un buon amministratore significa anche questo, non solo la carota ma anche il bastone. Perché caro comune di Cani Cattivi, non voglio nominare uno dei sindaci di questa porzione d'Europa, hai la necessità di avere i servizi, poi devi avere anche la compiacenza di pagare quota parte quei servizi. Noi abbiamo i fondi per l'autosufficienza che sono azzerati, abbiamo l'assistenza domiciliare integrata che da qui a qualche giorno forse si blocca, e che questo che è il servizio madre che si accavalla tra l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale, quindi un servizio socio-assistenziale e in alcuni casi un servizio socio-sanitario, forse da qui a qualche settimana, a qualche mese, chiudere i battenti. E mi può interessare il risvolto occupazionale di alcuni dipendenti, ma prima ancora mi interessa l'assenza di questo servizio che si sentirà, la sentirà la famiglia che gestisce a casa un malato che non riesce ad essere autonomo, a fronte di strutture sanitarie che ormai naticano, e quindi questa ottica di cercare di avvicinare i servizi socioassistenziali al cittadino e l'ottica di risparmio generale della spesa sanitaria e della spesa socioassistenziale, noi cosa facciamo? Dopo un ottimo e brillante inizio, forse dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, chiudiamo i battenti. Su questo voglio e vi invito a riflettere, su questo tipo di consuntivo vi invito a riflettere, assessore Abbate, perché lo ripeto, io e lei siamo stati eletti per cercare di dare risposte ai bisogni di questa collettività e non di eliminare, di cancellare o di ridurre servizi che prima c'erano. Non chiedo a loro nel pozzo e dire facciamo servizi innovativi. Il social taxi per il quale mi sono speso, onestamente non sono riuscito a trovare una soluzione logica, economica, ma soprattutto sotto il punto di vista dell'opportunità, perché una città vasta come la nostra, che ha un'incidenza ampia e considerevole degli ultra 65 anni, significa avere
L'occhio è un orizzonte temporale che va oltre il tuo naso, oltre il tuo braccio. Cioè noi dobbiamo avere la capacità di insegnare per questa città servizi da adesso a 10 anni. E devo garantirvi con tranquillità che nel passato abbiamo avuto la forza, e anche con la regione, nonostante fosse di un colore differente dal mio, lo dirò a lungo e largo, ha avuto sempre la consapevolezza, pur nel rispetto dell'antagonismo che ci ha segnato me come centrodestra e la regione guidata da chi vengono come centrosinistra, abbiamo sempre trovato la disponibilità per affrontare insieme quelle che erano le problematicità che affliggevano questo territorio. Allora, pensare ai servizi sociali di questa città e non pensare che una grande fetta serve ad una popolazione ormai in età geriatrica avanzata significa essere fuori dal mondo. Consigliere Valerio, si apprezza. Quanti minuti? Quattro. Quello dico io, sindaco, assessori, consiglieri, il bilancio consuntivo serve a noi politici a fare la somma di quello che è stato un anno politico, amministrativo, finanziario e contabile. E su questo vi chiedo, e non dovete rispondervi qua, potete rispondervi all'interno del vostro io. Pensate in cuor vostro che questa città si è migliorata dal 1 gennaio 2016 al 31/12/2016? A me non serve la risposta, perché sarà la mia una risposta di parte. Però chiedete ai cittadini se si sentono più sicuri, se si sentono più garantiti, se si sentono, Senta, ma noi, consigliere, noi abbiamo fatto 5 anni in politica e siamo stati vessati. 5 anni in Italia. Consigliere Nilo, lo dice a noi che abbiamo vissuto i tagli drastici del governo Berlusconi, che era del mio stesso colore politico, quando nel 2011 con la manovra di agosto Salva Italia, dottor Cardillo potrà ricordare, ci tozzero, tu cur, 2.500.000 euro, quando noi avevamo fatto già 8 dodicesimi di bilancio spesi, o nel 2012 con Monti, lo viene a raccontare a noi, che abbiamo dovuto aumentare le tasse, lo viene a dire a noi, non lo dica a noi, perché posso garantire, non a parole, ma con i fatti, con la corrispondenza, con le leggi finanziarie, le leggi di stabilità, che come giustamente l'assessore è atto, perché non sono un vigliacco, sono onesto intellettualmente. Come oggi l'assessore dice che il governo centrale ha ridotto il trasferimento, io vi dico che noi in 4 anni abbiamo avuto forse meno 8 o meno 9 milioni, altro che debiti. E quando chi ti finanzia, in questo caso il nostro genitore governo, il nostro papà, ti toglie in 3 anni meno 9 milioni, meno 8 milioni, beh, sento, ma voglio scommettere anche con i migliori comuni, quelli più virtuosi del nostro, a vedere come devi fare per far quadrare il bilancio. Poi quando insieme a questo ti arrivano delle sentenze passate in giudicato, devi riconoscere. E quando poi diventi impopolare agli occhi della gente perché devi portare le tasse al massimo. Perché se oggi ci sono la tassa massima non è perché l'avete aumentata voi, ma è perché prima, chi c'è stato prima di voi si è assunto l'onere, più che l'onore, di andare a mettere le mani nelle tasche di questa città. E l'abbiamo fatto, pur potendo dire, vediamo come possiamo fare. Eppure noi abbiamo dovuto pagare debiti che non sono prodotti da noi, debiti degli anni 70, debiti degli anni 80, debiti degli anni 90. Ma si sa, quando ti imbatti ad amministrare il bene pubblico, la collettività come la nostra, sono più gli oneri che gli onori. Anche noi abbiamo dovuto ridurre al minimo la spesa di rappresentanza, ricordo, ma un ricordo chiarissimo di quante volte abbiamo dovuto noi pagare con i nostri soldi per mettere la banda il 25 aprile, la banda il 1 maggio, la banda il 2 giugno, la banda il 2 novembre, il 4 novembre, con i nostri soldi, pur di non far fare una figura meschina al confronto del nostro comune. Quindi lei ha una sfonda, una porta aperta con me. Consigliere Valerio,